Niente, io darei direttamente la parola al professor Roberto Stigaglia, docente di storia della Russia e dell'Europa orientale all'Università di Genova, ricordandogli un aforisma di alcuni anni fa che dice che adesso in Russia è cambiato tutto, sono i bambini che mangiano i comunisti. Prego. È difficile che i bambini mangino i comunisti, perché i comunisti forse non ce ne sono più, almeno quelli che intendevamo un tempo. Si sente? Pronto? Sente? No, quando mi hanno riferito questo titolo di questa conferenza ho accettato con una riserva mentale di travalicare il confine stretto del titolo stesso, per non fare una cronaca, non fare né una cosa trionfalistica né una cronaca banale della rivoluzione russa. Non credo che tutti conoscono la rivoluzione russa neanche a livello di cronaca, ma comunque, puoi dire, è interessante semmai allargare il discorso, vedere che senso, innanzitutto riflettere sui termini di rivoluzione, rivoluzione come palingenesi, rivoluzione come tentativo di modifica totale dell'esistenza. E vedere poi i rapporti che ci sono, perché ovviamente parliamo della Russia, soprattutto della Russia, i rapporti tra Marx, il marxismo, poi uno dirà perché si parla di Marx e il marxismo, poi chiarirò, tra Marx, il marxismo, Lenin, i populisti russi, che sono i populisti russi, un movimento che si è creato nell'Ottocento, quindi anticipo già qualche cosa, un movimento politico che anziché basarsi sull'esaltazione della classe operaia, come fa il marxismo storico, puntava sulla massa contadina, dal momento che la Russia era un paese a stragrande maggioranza contadino, quindi un socialismo agrario, e quindi il populismo è una pagina bellissima, molto originale del socialismo mondiale, con cui poi tra l'altro Marx era dei rapporti molto proficui e interessanti. Io ogni tanto mi fermerò, magari allargherò con qualche spiegazione, e ci sono dei termini che poi possono anche, o dei concetti che possono essere poco chiari, magari nel colloquio finale che terremo, avete tutto il modo di fare delle domande e quindi chiariremo le cose che magari sono state meno chiare, in cui sono stato magari meno chiaro io. Nella lunga storia del pensiero politico, il concetto di rivoluzione è moderno. Gran parte delle istituzioni attuali, comprese quelle liberal-democratiche, si configurano come il risultato di rivoluzioni sociali o comunque di assestamenti, talvolta anche traumatici. Il concetto di rivoluzione è assente nell'età classica. Non ne parla Platone, né Aristotele, né gli scrittori dell'età romana. Nell'antichità si accenna a sedizioni, rivolte, passaggi violenti di potere. A partire dall'età paleocristiana, sino ad arrivare alla modernità, la rivoluzione era ancorata sia ad una dimensione religiosa, sia ad una dimensione astronomica. All'inizio della comparsa di questo termine, la rivoluzione, come il mondo degli astri, alludeva a un ritorno al punto di partenza, cioè a una ciclica e orbitale peripezia che riporta al punto di partenza. In Agostino, Sant'Agostino, troviamo revolutio seculorum, cioè il ritorno, dopo un lungo tragitto percorso dentro la storia, alla ricerca della salvezza, verso la fonte originaria e fondante del Creatore. Finalmente nel XIV secolo, i fratelli Villani utilizzano il termine rivoluzione per alludere ad eventi tumultuosi. Ma è nel 1543, con la pubblicazione delle rivoluzioni Orbium Celestium di Copernico, che il termine rivoluzione viene scolpito nella letteratura mondiale. L'astronomo polacco sostituisce l'ipotesi geocentrica con una eliocentrica che descrive le orbite dei corpi celesti. Il termine si richiama al significato cosmologico soteriologico, cioè il concetto di salvezza, di Sant'Agostino, e in qualche modo ci vuole ricondurre al fatto che ciò che avviene in cielo e ciò che avviene in terra obbedisce a leggi comuni. Mutuato dal linguaggio politico,
Il termine sta dunque a significare il ritorno a uno stato precedente. Le cinque rivoluzioni storiche nei secoli XVII e XVIII, nell'ordine, le due rivoluzioni inglesi, siamo nel 600, la rivoluzione corsa, perché la rivoluzione della Corsica, la cosa importante, non è un fatto solo locale, quella di Pasquale Paoli, per intenderci, Pasquale Paoli poi viene sconfitto nel 1769, la rivoluzione americana, che inizia nel 1776, la rivoluzione francese, erano considerate in un certo senso come un ritorno a un antico ordine turbato. Quindi non era l'aspirazione a una modifica, era il recupero di ciò che veniva considerato turbato dal potere esistente. Solo nel prosieguo della rivoluzione francese, nelle rivoluzioni russa e cinese, il termine conosce uno slittamento semantico in base al quale esso sta a indicare la ricerca di un ordine completamente nuovo e rappresenta una radicale assunzione di discontinuità col passato. È infatti con l'illuminismo francese che il termine della parola inizia a conoscere una grande oscillazione di significati e un'ambiguità che permane sino ai giorni nostri. Per Voltaire, le rivoluzioni rappresentano grandi trasformazioni che si installano autorevolmente nella lunga durata. Per Voltaire, le grandi rivoluzioni sono l'avvento del cristianesimo, la fondazione del Sacro Romano Impero nell'Ottocento, all'opera di Carlo Magno. Per Montesquieu, altro filosofo illuminista, e qui inizia la polisemia, cioè il fatto che esistono più significati per il termine rivoluzione, la rivoluzione rappresenta un incontrollabile sconvolgimento che si manifesta con grande virulenza laddove esistono forme di governo dispotiche e senza regole. Per cui per Montesquieu la rivoluzione è qualcosa di traumatico, ma anche qualcosa di negativo, perché produce soltanto confusione e nuovi dispotismi. A partire dalla rivoluzione francese si afferma definitivamente il significato legato alla novità radicale e al rovesciamento politico e sociale che inaugura un mondo nuovo. Tutti gli eventi devono essere colti all'insegno della discontinuità, della non rottura e di una vorticosa accelerazione, per cui la presa della Bastiglia, le Tuileries, l'uccisione, la decapitazione del re, la Repubblica, il Direttorio e Napoleone, cioè è tutta una accelerata della storia. I contemporanei francesi pensavano che di essere entrati veramente in un'epoca nuova in cui tutto veniva modificato con estrema velocità. I termini della rivoluzione francese poi sono stati presi a prestito dai rivoluzionari russi. Quando Trotsky dirà che lo stalinismo è un'evoluzione termidoriana, appunto si riferiva al termidoro, che è il momento successivo quando viene fatto fuori Robespierre. Bene, quindi c'è questa terminologia infatti si diceva che i rivoluzionari russi si comportavano da rivoluzionari francesi e i rivoluzionari francesi si comportavano da antichi romani, no? Come dire, c'è sempre un'esigenza di appellarsi a qualcosa del passato. Ma partiamo dalla Russia della seconda metà del XIX secolo. L'impero dello zar Nicola II si estendeva dalla Russia europea fino alle pianure scarsamente popolate della Siberia e dell'Estremo Oriente. Cioè la Russia, per intenderci, è 17 milioni di chilometri quadrati attualmente, tanto per dare una dimensione. L'Italia sono 300.000, quindi voi moltiplicate 17 per 3, e anzi per un po' di più, vi dà la dimensione di cos'è la Russia adesso. Togliendo i territori dell'Unione Sovietica, allora andremo a 23 milioni di chilometri quadrati. Questo per dare una dimensione degli spazi. Nel censimento del 1897 la Russia era un paese prevalentemente agricolo in cui i contadini raggiungevano i 97 milioni su una popolazione complessiva di 110 milioni. Fino al 1861 metà dei contadini erano serbi, poi furono liberati con l'editto dello zar. La classe media e i professionisti erano una minoranza, sono sempre stati pochi, la borghesia è una classe che è nata, si è sviluppata in Occidente. In Russia lo zar era padrone di tutto, lo zar era padrone della terra, padrone delle industrie, formalmente era veramente il padrone, non era soltanto il capo di Stato assoluto. Cioè Luigi XIV poteva dire lo Stato sono io, ma non poteva dire che le case della Francia erano di sua proprietà. Mentre lo zar teoricamente e anche praticamente, se voi ricordate Guerra e Pace, che è stato anche dato per televisione qualche mese fa, c'è il personaggio, Vesuvio mi sembra,
che quando muore il padre adottivo c'è tutta una corte di persone che spera che lo zar non ratifichi il testamento. Come nella cultura occidentale e stato in cui esiste il diritto romano, un testamento può essere impugnato soltanto nel caso che sia falso, ovviamente, no? O che sia incapace di intendere di volere chi lo ha scritto. Invece in Russia, dal momento che tutto è proprietà dello zar, un testamento anche autentico doveva avere l'approvazione dello zar, perché lo zar poteva sempre dire il passaggio di questa dimora, di questa casa, di questo terreno dal padre al figlio, io non lo autorizzo e mi recupero la terra. Questo non avveniva quasi mai, però questo mi dà la dimensione di come lo zar non fosse soltanto un sovrano assoluto, ma fosse il padrone di tutte le cose. Qui, tanto per dire però che al di là di questa realtà contadina predominante, nella seconda metà dell'Ottocento, fino ad arrivare alla Prima Guerra Mondiale, c'è uno sviluppo industriale notevole. La produzione del carbone aumentò di 14 volte, quella della ghisa di 9 volte, la rete ferroviaria aumenta di ben 30 volte, poi nel 91 comincerà la costruzione della Transiberiana, che è stata raddoppiata poi una ventina d'anni fa. Il petrolio aumenta di ben 5 volte dal 1885, la produzione di petrolio, al 1905. Ecco, gli operai erano alla fine dell'Ottocento, inizio del Novecento, erano 3 milioni, i contadini erano 97 milioni, questo dà una dimensione anche alla proporzione. Di questi 3 milioni, un milione però erano operai, per modo di dire, erano contadini strappati alla terra che andavano e per alcuni mesi a lavorare in città, a lavorare nelle fabbriche, mantenevano la mentalità del contadino. Ecco, su questa enorme massa umana galleggiava un'aristocrazia formata da 5 milioni di persone a cui vertice si trovava lo zar. Guardate, gli aristocratici russi, al di là di quello che si vede nei film, di quelli che si giocano le fortune ai casinò e vengono a fare la bella vita e anche in Riviera, qui in Liguria, anche quello di là quando vengono rappresentati la famiglia Rostov sempre per rimanere in guerra e pace, è quella aristocrazia ricca e benestante fino a un certo punto, perché anche Rostov poi cade nella miseria, era una percentuale minima. La maggior parte dei aristocratici erano poveri anche essi, la differenza tra loro e i serbi era il fatto che i serbi li servivano e loro stavano a far niente, ma vivevano una situazione di miseria e di ignoranza, perché l'aristocratico russo nella maggioranza dei casi era ignorante, come lo era il clero. Quindi quando pensate all'aristocrazia, questo milione di aristocratici è soltanto una minoranza quella che realmente ha soldi e potere. La sorveglianza poliziesca in difesa della teocrazia costrinse i movimenti politici d'opposizione a muoversi nell'ombra. C'è l'impossibilità ogni volta che c'è un'azione politica, in qualche modo viene stroncata dalla polizia. Tenete presente che c'è anche questo altro aspetto che è estremamente interessante. Ecco, perché io ai miei studenti dico sempre, quando si studia la storia di un paese, non giocate mai sulle analogie, perché le analogie sono comode ma sono fuorvianti. Nel senso che in Russia tutte le opposizioni che si sono sviluppate, e di rivolte contadine ce ne sono state tantissime, la più celebre è quella di Pugachev, che poi viene fatta fuori nel 1775. Ma tutte queste rivolte erano rivolte in cui i contadini si muovevano contro l'autorità locale, contro i signorotti locali, contro il governatore locale, ma raramente contro lo zar, perché lo zar era considerato uno zar buono e circondato da cattivi. Per cui c'era questa espressione, tra l'altro questo qua, apro una parentesi contemporanea, l'anno scorso ho tenuto una conferenza sulla realtà ebraica nell'Unione Sovietica, c'erano degli ebrei che quando venivano presi dalla polizia staliniana e maltrattati, in molti casi fatti fuori, e tra loro dicevano, ma bisognerebbe far sapere a Stalin che la polizia ci tratta così, pensando che Stalin fosse come dire, il capo buono e invece i poliziotti fossero cattivi, no? Non veniva conta questa come dire, questo rapporto tra vertice e base del potere, no? Quindi una posizione ingenua che riflette però una vecchia logica in base alla quale
il sovrano è per forza buono, tant'è vero che coloro che organizzavano le grandi rivolte, Pugacciov per esempio, diceva di essere lui stesso lo zar, e il famoso diceva di essere il marito di Caterina II e che era stato fatto fuori, ammazzato realmente da Caterina II, ma lui diceva che invece era stato soltanto detronizzato e quindi aspirava a tornare al potere. Quindi, come dire, c'è sempre un problema di legittimità, cioè lo zar e in qualche modo si muoveva per organizzare una rivolta contro gli usurpatori che stavano a Pietroburgo. Quindi queste sono le organizzazioni politiche che cominciano a muoversi, ci sono queste organizzazioni terroriste e si creano intorno a metà degli anni 70 dell'Ottocento, la Zemlya i Volia, come dire terra e libertà, la Narodna Volia, che vuol dire volontà popolare. La Narodna Volia sarà quella che organizzerà poi un attentato contro lo zar Alessandro II, riuscendo a ucciderlo, siamo nel marzo del 1831. Poi tutto finisce male, nel senso che la polizia riesce poi a venire a capo, a far fuori, a piccare i responsabili, per cui i sopravvissuti emigrano in Occidente, creeranno un'organizzazione marxista, che è la prima organizzazione marxista che viene creata a Ginevra nel settembre del 1883, che è la Svobodenie Truda, cioè l'emancipazione del lavoro, appunto, che ha un'impronta marxista. Costoro poi, questi ex populisti diventati marxisti, saranno tutti di un ceppo, del ceppo menscevico. Ecco la differenza tra bolscevichi e menscevichi, che a un certo punto, ma ne parlerò più tardi, perché i bolscevichi sono l'ala radicale di Lenin e poi di Trotsky, Stalin, eccetera, eccetera, la menscevica invece è quella più moderata. Ecco, facciamo un passo indietro. Come vede la Russia Marx? Marx è spaventato, per un certo periodo è russofobo. Perché è russofobo? Molti dicono perché aveva i pregiudizi che avevano i tedeschi, e gli intellettuali tedeschi nei confronti della Russia. Quello che Marx teme è che la Russia possa fungere da gendarme controrivoluzionario. Marx dice che la situazione in Europa occidentale, in Germania in particolare, è una situazione in evoluzione, le masse si stanno organizzando, si sta creando un proletariato forte e rivoluzionario. Questo proletariato forte e rivoluzionario potrà fare una rivoluzione, però c'è il rischio che si metta in moto lo zar, il gendarme d'Europa. Quale gendarme d'Europa aveva già, non era una preoccupazione, come dire, astratta, nel senso che il Nicola I aveva mandato ben 200.000 uomini a soffocare la rivoluzione ungherese nel 49 e a riconsegnarla all'imperatore di Asburgo, a Francesco Giuseppe, in nome del principio di legittimità. Quindi c'è questa massa enorme di uomini e di mezzi, cioè faceva paura, perché quando la Russia mette in moto degli eserciti, si è visto anche contro Napoleone, hanno una consistenza notevolissima ed erano anche persone assai resistenti al freddo, alla fame, alla fatica, a tutto, no? E quindi Marx dice, c'è il pericolo che se noi facciamo la rivoluzione, e qui c'è una frase abbastanza, una lettera che lui scrive ad Engels, e qui è una cosa interessante, dice, è una lettera del 1858 in cui Marx mostra tutte le sue titubanze e il suo pessimismo. Dice, il vero compito della società borghese è la costituzione di un mercato mondiale. Siccome il mondo è rotondo, sembra che questo compito sia stato portato a termine con la colonizzazione della California e dell'Australia e con l'inclusione della Cina e del Giappone. Praticamente esiste già una globalizzazione, non è quella di adesso, ma esisteva già una prima forma di globalizzazione. Ecco la question, perché Marx quando scrive nel Carteggi, sono buffi perché usano continuamente termini o inglesi o francesi o anche italiani o russi. Ecco la question difficile per noi. Sul continente la rivoluzione è imminent e prenderà subito un carattere socialista. Non sarà necessariamente crushata, cioè schiacciata, in questo piccolo angolo del mondo, dato che il movement della società borghese è ancora ascendente su un'area molto maggiore. Cosa vuol dire? Che lo sviluppo capitalistico è forte,
laddove lo sviluppo è più forte, cioè la classe operaia è più forte, si potrà scatenare una rivoluzione, ma siccome il resto del mondo è ancora nella fase ascendente, evidentemente questa rivoluzione borghese che continua a svilupparsi, come dire, travolgerà in un'onda e avvilupperà e schiaccerà la rivoluzione proletaria. Questo perché? Perché Marx aveva ancora una visione unilineare, cioè concepiva lo sviluppo dell'umanità uguale in tutte le aree del mondo. Cioè diceva che c'erano momenti diversi, aree del mondo più sviluppate, aree del mondo meno sviluppate, però il processo è lo stesso, cioè società antica, società feudale, società mercantile, società capitalista, che crea un proletariato forte e quindi rivoluzione. Quindi se questo è lo schema unilineare, è chiaro che questa qua era una preoccupazione forte. Noi facciamo la rivoluzione, ma siccome in altre zone si sta passando dalla fase feudale alla fase borghese, e chi fa la rivoluzione per prima viene in qualche modo poi, come dire, tirato per i piedi e trascinato in una rivoluzione borghese. Quindi la rivoluzione proletaria viene soffocata. Quindi questo è uno schema che è uno schema unilineare. Ecco, com'è che supera questo impasse Marx, questa lettera, ricordo, del 58? La supera 11 anni dopo, quando comincia a avere uno schema non più unilineare ma multilineare. Cioè concepisce lo sviluppo del mondo in maniere diverse. Cioè, ed è questo qua è una dimostrazione che è vera, perché voi vedete, se voi vedete come si è sviluppato il capitalismo nell'Europa occidentale e in America, che c'ha già altri sviluppi diversi, che c'è il modello renano, il modello americano, tanto per fare una distinzione. Poi c'è anche l'Italia, per esempio, è un po' anomala nel suo sviluppo capitalistico. Poi se vediamo la Russia, tutto si è creato come capitalismo di Stato. Il capitalismo di Stato non l'ha creato il comunismo. Il capitalismo di Stato è sempre stato, perché Pietro il Grande dava lavoro alle sue fabbriche, era il datore di lavoro, era il consumatore, lo Stato aveva una circolazione così globalizzata delle merci. E vedete anche quell'altro sviluppo, lo sviluppo del Giappone. Il Giappone è lo sviluppo del capitalismo si è innescato in una struttura feudale. Cioè i vari Kawasaki e compagnia sono i cognomi dei vecchi samurai. Cioè Kawasaki era una famiglia di samurai, adesso è diventata una marca di motociclette, ma ne potrei citare altri 10. Quindi significa che il capitalismo si è sviluppato, come dire, in parallelo con questa società feudale. In Cina c'è un capitalismo dirompente all'interno di una società non comunista, perché non lo è sicuramente, ma all'interno di una società asiatica, cioè il modello asiatico è completamente diverso dal modello occidentale. Questo cosa sta a significare? Che l'umanità segue strade diverse. E se l'umanità segue strade diverse, ecco che Marx, che era russofobo, nel 69 diventa invece filorusso, perché comincia a capire che in Russia possa scoppiare una rivoluzione. Ma una rivoluzione che può marciare su strade diverse. Cioè i populisti avevano basato tutta la loro concezione socialista sulle obscini. Cosa sono le obscini? Sono le comunità di villaggio. Comunità di villaggio di cui non esiste la proprietà privata, ma esiste la comunità che si distribuisce ogni 5, ogni 7, ogni 9, ogni 11 anni, secondo le comunità, si ridistribuisce la terra. Però non esiste la proprietà privata. Il problema era quello di favorire di eliminare il peso di questa forza parassitaria che è lo Stato zarista, con i suoi burocrati, col suo esercito, con la Chiesa ortodossa, con il parassitismo degli aristocratici, vuol dire far piazza pulita di questi strati parassitari e permettere a queste comunità di comunismo primitivo di svilupparsi e di arrivare a un comunismo maturo. Il rapporto con l'industria sarebbe avuto un rapporto così, dicendo c'è bisogno che noi passiamo attraverso le forche caudine del capitalismo, questa è l'espressione che usa Marx,
si può passare dal comunismo primitivo agrario a un comunismo maturo senza passare attraverso lo sviluppo capitalistico. Quindi questo è lo schema nuovo. Questo schema nuovo è uno schema che è adottato da Marx ed è naturalmente favorito dai populisti, ma non dai marxisti, perché allora ci sarà un certo momento che Marx userà una frase abbastanza ridicola: io non sono marxista, no? Come dire, come dice, è chiaro dire, uno Marx che dice non sono marxista era in polemica con tutti coloro che del marxismo avevano dato una interpretazione molto scolastica, no? E infatti c'è una frase che vi voglio citare. Innanzitutto dirò a questo proposito che Vera Zasulic, pronunciate Zasulic, ma il vero nome, la pronuncia è Zasulic, che è questa rivoluzionaria molto interessante. Tra l'altro non so se qualcuno ha visto il film Pane e Tulipani, un film che di parecchi anni fa c'è un personaggio, quello che si perde sull'autostrada, che poi va a vendere fiori da un fioraio anarchico in Venezia, e dice: tu sei come Vera Zasulic, no? E tra l'altro dice anche la data esatta del momento in cui aveva fatto questo attentato, nel 1878. E chiusa parentesi, questa Vera Zasulic in Svizzera scrive a Marx e dice: ma e allora cosa facciamo? È vero che noi queste comuni agricole possono passare al comunismo? E Marx, per scrivere questa lettera, farà una lettera molto faticosa e affaticata, perché sono state rintracciate ben 4 bozze precedenti la lettera, quindi lui l'ha scritta 5 volte questa lettera, perché voleva calibrare. Alla fine della giostra cosa dice? Sì, la Russia può passare dalla comune agricola al comunismo maturo, a condizione però che la rivoluzione la faccia subito, nel senso che se queste comunità contadine saranno intaccate dalle categorie borghesi, allora sarà già un prodotto avariato, per cui questo passaggio. Allora in questo caso, se la rivoluzione russa non lo fa subito, dovrà passare allora attraverso l'industrializzazione, quindi perderà un appuntamento con la storia. Bene. È lo stesso slogan che usava un noto populista russo, un certo Kachov, che ho trovato lo slogan: ora o mai più, nel senso o la rivoluzione la facciamo subito oppure non la potremo più fare, una rivoluzione che ha come base la comune contadina. Ecco, interessante qui la polemica di Marx con un marxista russo. Dice egli, questo qua lui lo scrive in questa rivista Autocesveni e Zapiski, che sono gli annali patri, dice egli, Mikhailovsky, questo marxista, sente l'irresistibile bisogno di metamorfosare il mio schizzo della genesi del capitalismo nell'Europa occidentale in una teoria storico-filosofica della marcia generale fatalmente imposta a tutti i popoli. Come dire, io ho fatto uno studio sull'Europa occidentale, come si è sviluppata l'Europa occidentale dalla società feudale, anzi antica, feudale, mercantile, capitalista. Ma questo qua è uno schema che vale per i paesi che ho studiato. Se noi vogliamo applicare questo schema a tutto il mondo, non facciamo storia ma facciamo filosofia della storia, cioè facciamo metafisica, cioè andiamo sull'astratto. E lui dice: ma io gli chiedo scusa, dice Marx, e farmi insieme troppo onore e troppo torto. Che senso? Troppo onore perché mi attribuisce uno schema che vale per tutto il mondo, e troppo torto perché mi dà del cretino, nel senso che io le analisi le faccio sulla realtà, non le faccio su delle astrattezze. E quindi poi Marx dice, insiste per un rifiuto del passepartout di una filosofia della storia la cui virtù suprema è di essere soprastorica, appunto uno schema che vale per tutto il mondo e quindi non è valido e quindi è astratto. Ecco, tanto per fare un po' la storia del Partito Socialdemocratico, che è il Partito Socialdemocratico Operaio Russo, che nasce nel 1898, è il partito che viene creato a Minsk nel primo 5 marzo del 98, non avrà molto, la maggior parte di coloro che lo organizzano saranno arrestati, è il secondo congresso quello che conta, quello del 1903 fatto prima a Bruxelles, poi per un'irruzione della polizia spostato a Londra, in cui ci sarà la famosa battaglia tra Lenin e Martov, cioè tra quelli che saranno poi i bolscevichi, cioè i maggioritari, e i menscevichi, cioè i minoritari. Tutta la differenza ruotava su un fatto che può sembrare
banale, ma non lo è, su un fatto organizzativo. Cioè, per Lenin era membro del partito colui che, come dire, diventava un soldato della rivoluzione, un rivoluzionario di professione, mentre per Martov uno poteva iscriversi al partito dando una semplice adesione. Questa differenza sul piano organizzativo sottendeva però una differenza strategica, cioè tutti concepivano la rivoluzione russa come una rivoluzione in due tappe, cioè una rivoluzione fatta prima per una rivoluzione borghese che quindi abolisse lo zarismo, abolisse il latifondo, abolisse l'aristocrazia, e poi nel secondo momento, quando lo sviluppo industriale fosse stato avanzato, una rivoluzione proletaria. Se non che la differenza è che i menscevichi, parlando sempre della prima tappa, poi si dimenticavano che esistesse la seconda, no? E quindi evidentemente era un modo per mettere a posto la coscienza, quella di dire sì, poi secondo me parleremo della rivoluzione proletaria. Mentre Lenin diceva che sì, c'era il momento della rivoluzione borghese, ma la rivoluzione borghese doveva essere condotta sempre dalla classe operaia, che doveva essere, come dire, doveva essere artefice di questa rivoluzione. Perché in effetti, se pensate anche alla grande rivoluzione dei contadini in Germania, ai tempi della riforma protestante, la borghesia prima si muove in maniera decisa contro il Papa e contro l'aristocrazia tedesca. Poi a un certo punto, quando si muovono anche le masse contadine, la borghesia si spaventa e si ricompatta, perché teme che la rivoluzione vada oltre. Anche Lutero, la polemica tra Lutero e Thomas Münzer era, anche lui è un riformatore, però è quello che si schiera dalla parte dei contadini, che saranno tutti sterminati nel 1526. Ecco, quindi per andare veloce preferisco parlare piuttosto che leggere. Ecco, interessante un'altra cosa, che tutti i momenti di rottura nella storia della Russia sono legati ad avvenimenti particolari. La sconfitta della guerra di Crimea del 1855, in cui anche Cavour manda i suoi soldatini, i bersaglieri, ad Armanforte alla Turchia, la Russia sarà sconfitta. E quella sconfitta sarà una debacle sul piano dell'immaginario del contadino russo, che pensava che lo zar fosse imbattibile. E infatti da questa sconfitta viene fuori l'emancipazione della servitù della gleba nel 1861. Poi ci sarà la guerra del 75-77 contro la Turchia. Questa sia una guerra vittoriosa sul piano campo di battaglia, meno sul piano diplomatico, anche se vista storicamente è stato un grosso vantaggio per la Russia, ma i nazionalisti russi nel congresso di Berlino del 78 si sentivano mortificati, pensavano di poter così raggiungere delle mete molto più ambiziose, e come dire, si scatenò così il complesso della vittoria mutilata. E questo complesso della vittoria mutilata, e quindi di uno zar che non è in grado di vincere sul serio, produce un altro contraccolpo, che sarà lo zaricidio del 1881. La guerra con Giappone nel 1904-5, sconfitte militari micidiali, perché lì saranno un disastro, tutta la flotta russa sarà fatta fuori a Tsushima nell'aprile del 1905, quindi i russi saranno sconfitti per mare e per terra, e quello produce la rivoluzione del 1905. Poi ci sarà i massacri sui campi di battaglia durante la prima guerra mondiale, e ci saranno le due rivoluzioni. Guardate che sono a far saltare i regimi, secondo me, non sono le crisi economiche, ma sono le debacle militari. Cioè, se pensate anche ai giorni nostri, la sconfitta dei generali nel 1982 nella guerra del Falkland ha portato al crollo del regime. Non è stata l'opposizione, non è stata la crisi economica. La distruzione del regime dei colonnelli in Grecia è stata una debacle militare. Il tentativo di occupare Cipro, volevano annettersi Cipro, e in 24 ore si sono trovati l'esercito turco che ha occupato un terzo dell'isola, che è tuttora occupata, e crollato il regime dei colonnelli.
pensano le sconfitte militari, le peggiori, che molto spesso le guerre sono, come dire, i regimi quando si trovano in difficoltà giocano tutta la carta, è un po' un gioco d'azzardo, giocano tutta la carta militare per compattare il paese, per schiacciare le opposizioni. Ecco, i protagonisti del 1905 e poi anche del 1917 sono questi, sono i liberali. I liberali vogliono una Costituzione, la ottengono, il 30 ottobre del 1905 lo zar sarà costretto a dare una Costituzione che poi si rimangia. E allora ci sono i liberali moderati che si accontentano di un'interpretazione meschina e riduttiva, che sono gli ottobristi, i cadetti, non cadetti, cadetti significa dalla sigla KD, che vuol dire costituzionalisti democratici, che pensavano invece che la Costituzione fosse l'inizio di un processo che doveva portare alla, come dire, all'emarginazione dello zar della scena politica. E poi c'erano i socialdemocratici nelle due versioni, come vi ho già detto, quella bolscevica e quella bolscevica. C'è da dire che il marxismo, secondo me, è diventato revisionista fin da subito. Non nel senso, per cui è un po' strano quando uno legge in Lenin il libro, l'opera del rinnegato Kautsky, perché in effetti il marxismo prende subito una piega moderata, ma a questo punto forse è meglio che torno alla lettura perché spiego meglio certe cose. Qui parlo appunto del grande revisionista sarà Bernstein, che nel 1899 dirà che l'obiettivo della classe operaia deve essere quello del riformismo e non quello della rivoluzione. Ecco, qui ho saltato parecchie cose, ma forse è meglio così. Ecco, la tattica di Lenin nel 1905, come dicevo nell'opera Le due tattiche della socialdemocrazia, era la rivoluzione doveva venire così, in un primo momento doveva bisogna legare operai e contadini in un'alleanza forte, no? E questo è l'argomento borghese, perché anche i contadini, pur non essendo rivoluzionari secondo Lenin, erano però contrari al latifondo, alla presenza dell'aristocrazia, no? Ecco, in un secondo momento però il mondo contadino non sarebbe stato propenso alla rivoluzione comunista. Allora in quel caso la classe operaia avrebbe dovuto allearsi soltanto ai contadini poveri. Poi per la condizione, per il passaggio dalla rivoluzione borghese alla rivoluzione proletaria, comunista, secondo Lenin, doveva essere l'intervento in Occidente. Cioè, noi muoviamo, prendiamo il primo giro di manovella. Per passare alla seconda tappa, però, bisogna che l'Europa si muova, che la Germania si muova, la Francia si muova, l'Europa occidentale si muove, altrimenti se non si muove il mondo occidentale la rivoluzione fallisce. Va bene, questa è una posizione di Trotsky, di Lenin. Poi Trotsky aveva una posizione leggermente diversa, adesso non vado nei particolari. Ecco, gli avvenimenti del 1917, voi sapete, ci sono la rivoluzione comincia con l'8 marzo, secondo il calendario nostro, inizia con la giornata della donna, è una manifestazione organizzata dalle donne di Pietrogrado, e ci sono atteggiamenti così, come dire, da parte della polizia, c'è qualche momento di repressione, la manifestazione delle donne si trascina, manifestazione di operai, c'era un momento di disoccupazione, di fame, rincaro dei prezzi, mancanza di prodotti agrari, perché non c'era una braccia nell'agricoltura, c'erano milioni di persone a fronte, quindi una situazione di disagio. Il torto dello zar, dal punto di vista suo, è quello di a un certo punto di esigere l'ordine a tutti i costi, e intima ai suoi generali di fare ordine nella capitale. E a questo punto ci saranno gli sbandamenti, ci saranno alcuni soldati che fraternizzano con gli scioperanti. E a questo punto alcuni generali ritirano i soldati in caserma perché non sanno più se la truppa è fedele allo zar o se fraternizza.
soldati, per cui in questa indecisione naturalmente è meglio ritirare i soldati. E il Kerensky, che era e altri generali, no, Kerensky non c'entra ancora, scusate, alcuni generali tentano di richiamare le truppe dal fronte. Il motivo vero è non tanto la forza della rivoluzione, ma il fatto che i generali erano in conflitto con lo zar. Cioè pensavano che la corona fosse la più grossa opposizione, il più grosso ostacolo per la vittoria militare. Pensavano che lo zar fosse indeciso, alcuni addirittura lo accusavano e sospettavano che fosse un traditore, fosse d'accordo con la Germania. Perché? Perché la moglie era tedesca. Va bene. Poi c'era di mezzo Rasputin, voi sapete la storia di questo mago, stregone, imbroglione, personaggio inquietante. Rasputin poi sarà fatto fuori, era il congiore del palazzo. Però era si era creata una cricca, e anche il mondo reazionario russo individuava nello zar un momento di pericolo, cioè noi non vinciamo la guerra perché abbiamo un personaggio che era contro. Quindi la vittoria della rivoluzione, al di là dell'happy end, così dei soldati che fraternizzano con gli scioperanti, bisogna vedere qual è la storia vera, che è questo conflitto forte tra la Duma e i generali da una parte e lo zar dall'altra. Quindi non è il mondo apertamente rivoluzionario dei socialisti e dei marxisti russi, è questa classe di potere che in qualche modo confligge con lo zar. E quindi arriviamo alla rivoluzione, arriviamo a un governo, il cosiddetto governo provvisorio. Kerensky è il grande capo, Kerensky era un vicino ai social rivoluzionari, e dualismo di potere, perché accanto al governo provvisorio ci sono i soviet, quindi c'è un dualismo. Da una parte c'è un governo senza potere, che è il governo provvisorio, e l'altro c'è un potere senza governo, che sono i soviet. E naturalmente da questo conflitto inizia tutta una situazione di conflittualità e di disordine. Lenin, a questo punto, che era in Svizzera, lui era a Zurigo, ha fatto una conferenza a ottobre sul ritorno di Lenin sul viaggio piombato, che è stata anche una cosa molto divertente, e questo famoso treno vagone piombato, che poi non era tanto piombato, ma comunque era isolato dal resto del treno, erano 8 scompartimenti, 3 di seconda classe, 5 di terza, perché ho ricostruito anche chi erano i vari scompartimenti, erano tutti questo gruppo di rivoluzionari, la maggior parte bolscevichi, qualcuno menscevico, qualcuno del Bund, che era l'organizzazione degli ebrei, l'organizzazione rivoluzionaria ebraica, tornano a Pietroburgo facendo un viaggio lunghissimo dalla Svizzera alla Germania, dalla Germania alla Svezia, dalla Svezia alla Finlandia, dalla Finlandia alla Russia. Il viaggio dura esattamente una settimana, dal 9 al 16 aprile del 1917. Lenin torna a Pietroburgo, viene accolto in maniera anche un po' ipocrita da alcuni rappresentanti del governo provvisorio, e dice: ma soldati, operai, a chi avete consegnato il potere? A una cricca di delinquenti? E comincia a dare una serie di epiteti, e se la prende anche con i capi del partito bolscevico che erano rimasti a Pietroburgo, perché in qualche modo si erano accodati al governo provvisorio. Come dire, ma qui il problema non è di prendere posizioni intermedie, il problema è di rovesciare il governo provvisorio, di dare tutto il potere ai soviet e di fare una rivoluzione che sarà ancora una rivoluzione, come dire, con quei tratti borghesi, ma comunque senza degli equivoci con le classi dominanti che vogliono continuare a fare la guerra, perché la maggioranza della piccola numericamente borghesia russa aveva tutto interesse a continuare la guerra per problemi di speculazione. Ecco, qui ci sarà tutta una situazione finché si arriverà poi alla presa del potere del 7 novembre per il calendario nostro, e di Pietroburgo, appunto, quando verranno allontanati il governo provvisorio. Ecco, è interessante qui anche una cosa. Qui un attimo,
che il tentativo di colpo di Stato di Corvino non lo lascio stare. È interessante, no? Che il problema, no? del fatto se la rivoluzione del novembre del 1917 è una rivoluzione vera e propria o se è un colpo di Stato, no? E qui dico, emerge con tutta chiarezza la visione politica di Lenin che si mostra vincente. Leggo perché così mi riposo un attimo, poi riprendo la discussione. Socialismo e lotta di classe, come aveva già affermato Kautsky era un capo della socialdemocrazia tedesca, opponendosi a Bernstein, nascono uno accanto all'altro e non uno dall'altro. E il compito dell'intelligenza rivoluzionaria è elaborare una teoria rivoluzionaria e comunista, dal che si deduce che la coscienza di classe è un elemento importato nella lotta di classe dall'esterno e non qualche cosa che ne sorge spontaneamente. Praticamente il salto di qualità di Lenin e la posizione così di rottura con la socialdemocrazia e della seconda internazionale è quello di pensare che il socialismo non è qualcosa che spontaneamente è il dominio della classe operaia. La classe operaia, dice Lenin, tendenzialmente è tradizionista, cioè la classe operaia è disposta a lottare soltanto per obiettivi pratici economici, ma non si pone un obiettivo della realizzazione di un sistema comunista. Quindi soltanto dall'esterno, soltanto un partito organizzato può, come dire, trascinare e indirizzare la classe operaia su obiettivi rivoluzionari. Quindi è necessario un partito di tipo nuovo militarizzato per scardinare un sistema forte e per intervenire nel corso della storia. Va bene. Qui c'è un momento abbastanza interessante, una cosa, descrizione interessante di un pastore americano che era presente al momento in cui sapete che la notte tra il 6 e il 7 novembre i bolscevichi prendono il potere e il 7 novembre si apre il congresso russo dei soviet. E Lenin aveva voluto fare la rivoluzione proprio il giorno prima, aveva fissato sul calendario, dice così, quando ci sarà questo congresso dei soviet, noi consegneremo al congresso dei soviet il potere, no? Consegneremo, che poi il potere dei soviet c'erano gli stessi bolscevichi. Comunque era un'occasione, un rispetto di una data storica per poter intervenire. E qui c'è la descrizione di questo pastore congregazionalista americano, certo Williams, che dice: lo Smolny, che era la sede del Soviet, adesso è un gran foro, assordante come una gigantesca fornace, con oratori che chiamano alle armi, ascoltatori che fischiano e urlano, il presidente che richiama l'ordine, le sentinelle che agitano le armi, fucili che rimbombano attraverso i pavimenti di cemento, incredibili cori di inni rivoluzionari, ovazioni scroscianti per Lenin e Zinoviev non appena giungono nei sotterranei. Ogni cosa è ad altissima velocità, tesa e sempre più tesa ogni minuto che passa. Gli operai davanti sono dinamo di energia, insonni, instancabili, controllati. Sono uomini da miracoli che affrontano problemi di grande importanza della rivoluzione. Dicevo, alcuni storici di ieri e di oggi, o rivoluzionari russi o non russi, hanno definito appunto la rivoluzione del 7 novembre come un colpo di Stato. In effetti si può dire che l'azione di forza avvenne ad opera di un partito che rappresentava una minoranza del popolo russo, e anche se era forte questa minoranza ed era maggioritaria forse nei soviet di Mosca e di Pietrogrado. Abbiamo visto che gli operai sono una minuscola presenza all'interno del Mare Magnum contadino. Su questa definizione di colpo di Stato si sono innescate poi tutte le considerazioni negative della destra politica del mondo occidentale. Come dire, è una cosa delegittimata, non è una rivoluzione del popolo, è un piccolo gruppo organizzato, militarizzato, che ha preso potere. Ecco, queste obiezioni non le fa soltanto la storiografia di destra, le facevano anche gli anarchici e anche molti socialisti della seconda internazionale. Per esempio Rosa Luxemburg criticò la rivoluzione perché vide un'accelerazione che avrebbe portato poi a un regime dispotico. Ha previsto giusto, però appunto le polemiche del momento erano polemiche abbastanza accese tra il marxismo occidentale e i bolscevichi. Ecco, così la pensa, ecco, Rosenberg, che è uno storico,
storico che ha scritto la storia del bolscevismo, dice in effetti la rivoluzione è scoppiata perché Lenin, la stabilità sul calendario, aveva dei nuclei di operai molto organizzati e forti a Pietroburgo, e Pietrogrado si chiamava allora, e a Mosca, e si è permesso di fare una rivoluzione. Poi astutamente ha messo all'ordine del giorno alcuni obiettivi, ha emanato degli editti che andassero bene alla maggioranza della popolazione, pace subito e terra ai contadini. Erano editti che naturalmente trovavano entusiasmo e accoglienza e solidarietà da parte di tutto il vasto popolo russo, quindi questa è l'astuzia, perché altrimenti la rivoluzione sarebbe confinata alle due capitali e sarebbe stata schiacciata. Ecco, l'esistenza o no di un colpo di Stato ci rimanda a visitare e a definire il termine dittatura del proletariato, che ha subito dei progressivi spostamenti semantici nel corso degli anni per cristallizzarsi in una definizione a favore contro la quale ha finito col popolarizzarsi tutto lo scontro politico tra il mondo comunista e quello anticomunista. Sapete, questa definizione di dittatura del proletariato è rimasta sempre presente, tutta la storia e la liturgia del Partito Comunista Sovietico giocava sempre sul fatto che in Unione Sovietica esisteva la dittatura del proletariato, che era diversa dalla democrazia occidentale, e dal momento che esisteva la democrazia e la dittatura del proletariato, evidentemente era un tipo di democrazia diversa, no? Quindi questo per nascondere che poi in effetti era un apparato burocratico quello che teneva realmente potere. Ecco, questo termine di dittatura del proletariato viene usato da Marx la prima volta in una lettera che lui scrive a Weidemeyer il 5 marzo del 1852. Weidemeyer era un marxista tedesco, un personaggio, un avventuriero incredibile, che poi è emigrato in America, è diventato generale dell'esercito nordista nella guerra tra nord e sud. Parecchi degli amici di Marx sono intruppati nella guerra civile americana. Per Marx e per Engels, che usarono nei loro scritti questa espressione 11 volte, è stata trovata l'espressione dittatura del proletariato. Dittatura del proletariato stava a indicare la dittatura della maggioranza, cioè della classe operaia, che conquistando il potere avrebbe abolito tutte le categorie del capitale, dissolvendosi poi come classe e con ciò dissolvendo lo Stato medesimo. Quindi ancora una concezione particolare. Per Marx la dittatura del proletariato coincide col governo dei più. La parola dittatura, ancorata alla magistratura provvisoria della Roma repubblicana, sapete che a Roma il dittatore veniva creato, era consul sine collega, cioè console unico, che rimaneva in carica anziché un anno soltanto 6 mesi, e in momenti di guerra si dava potere a soltanto una persona perché potesse, fronteggiare il nemico con più velocità e con più capacità, no? Però per 6 mesi soltanto. Ecco, il termine, questo quindi non è ancora un termine negativo, il termine dittatura in Marx, e questo termine è rintracciabile in Blank, Proudhon, in Bakunin, in Whiteley, cioè tutti i rivoluzionari dell'Ottocento. La dittatura è quindi la democrazia conquistata dalla stragrande maggioranza, e il dispotismo popolare, anche se in altri, penso a Babeuf, già in Babeuf c'è un significato diverso, Babeuf era un giacobino di estrema sinistra. Per Babeuf il termine dittatura comincia ad avere un significato in qualche modo negativo, cioè la dittatura di un gruppo di persone che sta al potere, che schiaccia la maggioranza e usa la dittatura per realizzare il comunismo. Quindi già in Babeuf il termine dittatura non è più la dittatura della maggioranza, che vuol dire che schiaccia una minoranza di sfruttatori, ma la dittatura di una minoranza di rivoluzionari che cerca in maniera autoritaria di instaurare il comunismo. Ecco, ma anche in Marx il termine dittatura democratica diventa un ossimoro, quindi comincia a essere un termine a due facce equivoco. Dittatura della maggioranza, ma di quale maggioranza? La dittatura della maggioranza starebbe a significare che la maggioranza governa in modo energico per evitare che la minoranza degli sfruttatori possa all'indomani di una rivoluzione vittoriosa riprendere il potere. Quindi è ancora un concetto sano, la dittatura. Non la dittatura di una persona, la dittatura di una classe che è maggioritaria, che non vuole farsi più sfruttare,
e quindi in maniera autoritaria, come dire, emargina gli ex, i vecchi sfruttatori. Ma qui insorgono, e Marx se ne rese conto, difficoltà di ordine teorico e pratico. La classe operaia è idonea a essere maggioranza effettiva? Questo è il primo problema. Esiste uno scarto, cioè una differenza, tra l'astratto proletariato politico, e qui si intendono tutte le varie classi della cosiddetta, tra virgolette, plebe, che possono essere gli operai, contadini, piccoli artigiani, tutte le masse, tutte le classi, i settori subalterni della società, questo è il proletariato generico, che è maggioritario, ma socialmente frantumato e quindi politicamente frantumato. Poi la classe operaia, che quella lì sì è omogenea, però è minoranza. Quindi già questo concetto della dittatura come dittatura della maggioranza è già un concetto ambiguo, perché di quale maggioranza? Di una maggioranza che non ha... Infatti anche in tutta la terminologia, anche sovietica, si parla molto spesso di una classe operaia che guida il proletariato, come ci fosse un'avanguardia interna all'interno di un nucleo più vasto, no? L'ultimo Engels, ecco che qui si dice che Engels si è socialdemocratizzato, per più cattivi si è ricoglionito, questo qua è una cosa, comunque, un'espressione diversa. Engels non era quel compagno scemo di Marx, Engels era un personaggio di estrema cultura, intelligenza e di estrema capacità di elaborazione, quindi non considerato il fratello minore perché ha delle capacità di analisi veramente notevoli. Sul piano militare poi era un espertissimo, veramente. A parte una persona di grande cultura, in tantissimi campi letterari, anche letterari. Ecco, l'ultimo Engels, siamo nel 1891, disegnando la strategia del Partito Socialdemocratico Tedesco, Engels poi muore nel 95, affermò che la Repubblica Democratica è la forma specifica della dittatura del proletariato. Quindi la Repubblica Democratica è la forma specifica della dittatura del proletariato, come già stato dimostrato dalla Grande Rivoluzione Francese. A suo avviso, quando si combinano la forma repubblicana, l'esercizio attivo della sovranità popolare e il suffragio universale, la maggioranza proletaria della popolazione non può non diventare la forza sociale politicamente egemone. Per questo, questo è per Engels nel 1891, la dittatura del proletariato, cioè repubblica, suffragio universale, dal momento che il popolo è maggioritario, no? È la maggioranza della popolazione. Quindi questi elementi sono per se stesso un'espressione della dittatura della maggioranza, quindi è una dittatura del proletariato. Ciò che nel biennio rivoluzionario, cioè 1848-49, sembrava ottenibile solo con la violenza rivoluzionaria, negli anni 90 sembra portata di mano attraverso l'azione poderosa della socialdemocrazia. Quasi due pagine, ho finito. Questo per dire se mi tenere duro ancora un po'. Lenin recupera il giacobinismo quando avverte tutta l'inferiorità numerica della classe operaia. Abbiamo visto che all'inizio del Novecento erano 3 milioni, gli altri erano 97. Sa che essa è molto concentrata e forte in senso assoluto, che Pietro Grado, poi diventa Leningrado, e Mosca c'erano concentrati operai fortissimi, però erano quindi una massa imponente di operai a livello numerico, però calcolato percentualmente sotto la popolazione erano una minoranza piccolissima. Sa che essa è molto concentrata e forse in senso comune, ma debole e minoritaria percentualmente rispetto alla totalità della popolazione. In uno scritto del luglio del 1917 afferma: in tempi di rivoluzione non è sufficiente accertare la volontà della maggioranza. No, si deve essere più forti nel momento decisivo, nel luogo decisivo e vincere. A partire dalla guerra dei contadini, penso che alludesse alla guerra dei contadini in Germania del 1500, fino al 1905, vediamo esempi innumerevoli di come la minoranza meglio organizzata, più cosciente, meglio armata abbia imposto la sua volontà alla maggioranza e l'abbia conquistata. Alla fine del 17 solamente il 5% degli operai dell'industria aderisce al partito bolscevico e questi a loro volta rappresentano solo gli operai.
ebrei, l'1,5% della popolazione russa, quindi vedete che scarsissima rappresentanza al partito bolscevico. Gli editti sulla terra e sulla pace immediata sono una risposta rapida e politicamente intelligente a questo dato di fatto, come lo sarà la NEP nel 21, NEP è la nuova politica economica che in qualche modo crea il piccolo commercio in Russia dopo gli anni della guerra civile. Anche se, e qui concordo con l'analisi brutalmente radicale di alcuni esponenti della estrema sinistra bolscevica, penso a Sliapnikov, che faranno tutti una brutta fine, tra l'altro saranno tutti e due fulminati da Stalin negli anni a seguire. Ecco, la classe operaia, secondo costoro, si è evaporata. Cioè, tutta la classe operaia che ha fatto gli scioperi dall'inizio del Novecento al 1917 e non esiste più, nel senso che è crollata la produttività, è crollata l'industria, chiudo. Pensate che la produttività della Russia nel 1918 era il 13% di quello che era prima della guerra. Altro che crisi, adesso quando si va sotto dell'1% si parla di recessione, guardate le analisi dell'economia mondiale adesso. La produttività russa era il 13% di quello che era l'anteguerra. Quindi praticamente non esiste più questo nucleo operaio. E quindi la sinistra bolscevica, come dire, ridicolizza il partito dicendo voi siete una massa di burocrati perché siete i capi di un esercito che non esiste più. Ecco, la cosa interessante è che però questo sistema abbastanza così in crisi riesce a vincere la guerra civile. Cioè la guerra civile, i bolscevichi la vincono, ed è una guerra civile non da poco, innanzitutto sono tutti gli eserciti stranieri, anche se non avevano granché voglia di combattere, ma comunque erano truppe che erano sul territorio russo. Poi c'erano tutti gli eserciti controrivoluzionari, va bene. Ecco perché riesce a vincere, perché in effetti innanzitutto Lenin riesce a cattivarsi la simpatia dei contadini con lo slogan tutta la terra ai contadini, che non è una cosa da poco. E poi perché in Russia, per questo sistema asiatico, che appunto la peculiarità della Russia che ha uno sviluppo completamente diverso da quello occidentale, il potere ha sempre rappresentato il baricentro della realtà sociale. E le opposizioni, anche quando erano maggioritarie, non avevano mai la capacità e la possibilità di amalgamarsi. Per brutalizzare il discorso, vuol dire se un Pietro il Grande, una Caterina II, si fossero presentati alle elezioni, le avrebbero perse. Però nessuna delle forze, è un esempio, direbbero i latini, un esempio ficta, sono esempio ficta, nel senso che sono molto astratti. Ma per dimostrare che le forze di opposizione non avevano mai la capacità di amalgamarsi, di organizzarsi, tant'è vero che quando c'è la più grande rivolta della storia russa, quella di Pugacev, per trascinare i contadini deve raccontare che egli stesso è lo zar. Ecco, tra l'altro, sempre per parlare di questa classe operaia che non esiste più, c'è una pagina molto bella di questo Victor Serge, il nome vero era Kibarcic, era un anarchico russo-belga, e poi morì a Città del Messico negli anni 40, e ha scritto un libro bellissimo che è Memoria di un rivoluzionario. È un personaggio che è fedele alla rivoluzione, un anarchico che però descrive senza ipocrisie tutte le brutalità della rivoluzione da lui dall'altra parte, quindi non fa della retorica. A un certo punto prende in giro la cosiddetta socializzazione, cioè gli operai, la popolazione di Pietrogrado hanno saputo che sono state socializzate le ditte di trasporto e allora sono andati per la strada e sono portati le rotaie a casa, no? Nel senso che le rotaie erano diventate proprietà comune, e allora ovviamente la socializzazione non va intesa in questo modo, perché ovviamente se uno si porta le rotaie a casa i sistemi di trasporto non funzionano più. Però questo per dire che si era in una situazione di estrema sfacimento di una classe sociale. Ecco, anche Marx ed Engels avevano avvertito il problema della minorità politica della classe operaia. Nel Carteggio
tra i due. Engels apostrofa i contadini con un'espressione irosa, definendoli una razza di barbari. Ecco, naturalmente però a questo punto il problema dei numeri si ritorce contro Marx ed Engels, perché se la dittatura della maggioranza non è più una maggioranza se vengono a mancare i contadini. Ecco, qui poi voglio adesso dare due o tre altre cose sulla vabbè, te lo lascio. Ci sono due valutazioni interessanti, una di Gramsci e l'altra di Gobetti. Ecco, come Gramsci nel novembre del 1917 scrive un bell'articolo che è La rivoluzione contro il capitale. Ecco, ma la rivoluzione contro il capitale di cui parla Gramsci non è la rivoluzione contro il capitale dei capitalisti, è la rivoluzione contro il capitale di Marx. Dice dicendo i russi hanno fatto la rivoluzione perché hanno disatteso Marx. Quindi Lenin è un revisionista, anche se di sinistra, nel senso che ha fatto un salto di qualità, non ha seguito i canoni di Marx, se no la rivoluzione non l'avrebbe fatta. E quindi gioca, poi Gramsci aspetti di aver scritto questo articolo anche per la fine che ha fatto. La cosa interessante, molto interessante, è la posizione di Gobetti, il paradosso dello spirito russo. Gobetti, tenete presente, Gobetti è un personaggio veramente geniale, e muore a 25 anni. E in seguito a una aggressione di squadristi fascisti, poi a una ricaduta, una polmonite, muore in seguito a questa aggressione. E lui fa un'analisi, lui l'altro rimane sempre all'interno di un rigoroso liberalismo radicale e dà delle valutazioni sulla rivoluzione russa che sono abbastanza così sconcertanti ma affascinanti. E io dicevo, lui fu un osservatore attento, fu così attento che lui e la sua fidanzata Ada Prosperi imparano il russo per poter leggere la stampa e gli scritti dei rivoluzionari russi. Quindi lo imparano sul serio e si mettono e quindi seguono con attenzione tutto ciò che avviene in Russia. Lui muore nel 26, ripeto. Ecco, dico, fu osservatore attentissimo degli eventi della rivoluzione russa, tanto che imparò a leggere, mantenendosi sempre nell'arco della sua brevissima vita, rigorosamente nell'ambito di un liberalismo radicale, interpretò la rivoluzione innanzitutto come frutto delle energie suscitate dalla guerra e non come semplice rivolta popolare contro la medesima. A suo avviso, Lenin e Trotsky, col loro comportamento, avevano abbandonato quel socialismo incrostato di positivismo e di brutta ideologia dello sviluppo capitalistico in Russia, che in effetti il marxismo come teoria della modernizzazione diventa apologia del suo contrario, cioè il marxismo come teoria della liberazione diventa ideologia dell'oppressione e come teoria della emancipazione proletariato diventa ideologia dello sviluppo capitalistico. Questo è infatti, perché l'interpretazione si può dare sull'Unione Sovietica, secondo me, è questa. Allora, i soviet, dice Gobetti, frutto del volontarismo revisionistico bolscevico, avevano fornito un'anima, cioè coscienza politica, al popolo intero. Si era passati dall'anarchia alla statolatria, si era eliminato lo zarismo ed erano state messe da parte le facili utopie. Ma era stato abbattuto anche quello che Gobetti definiva il socialismo cimiteriale. Quando all'inizio del 21 Trotsky pubblicò Terrorismo e comunismo, da tutti considerato il precipitato più puro, più spietato dell'intransigenza bolscevica, Gobetti vi lesse un'esaltazione dell'individualismo operaio contrapposto alla massa contadina esaltata dal populismo russo. La rivoluzione, pertanto, espressione dell'eterogenesi dei fini e delle ordini della storia, era altro da ciò che voleva apparire.